Beh, dopo la telenovela di Maria, che fai? Te ne privi della telenovela legata ad Elite? Ma direi proprio di no. L'estate dobbiamo passarcela in qualche modo, no? Tra un mojito e l'altro, sotto l'ombrellone, anche se io purtroppo quest'anno le ferie non le farò, se non qualche giorno spot al mare, non andrò da nessuna parte. Mare, va per dire, qua vicino a casa, lì di Comacchio, guarda che roba spettacolare. Purtroppo quest'anno niente mare, ma sarà un modo come un altro per gustarci tutte le notizie lato Juve e per goderci anche le amichevoli della Juventus che ci saranno di notte e ci troveremo poi di notte a commentarle insieme. E dicevo, telenovela d'élite. Perché? Perché prima si parte con la proposta di rinnovo, quando ancora si trattava Pogba, e poi sembra essere gradita dal calciatore, le parti sembrano essere vicine, sembra poter esserci la firma da un momento all'altro, poi si inserisce il Chelsea, d'élite inizia a vacillare, non è più sicuro, non è più certo, allora il Bayern Monaco dice, sai cosa, mi inserisco anch'io. E io quando vi dicevo effetto asta col Bayern Monaco non se ne parlerà, non se ne è parlato, perché il Chelsea se ne è tirato fuori, il Bayern ha offerto meno di quanto offriva il Chelsea, quindi un'asta al ribasso, non è una vera e propria asta, e sappiamo bene non funzionare proprio così le aste, e quindi oggi De Ligt è lì, in mezzo, in un limbo. E quindi ci sono tre possibilità in questo momento per quanto riguarda la Juventus su come gestire il fronte De Ligt, e ovviamente tante, se non tutte, queste possibilità passano ovviamente dalla volontà del calciatore. Passo numero uno, convincere De Ligt. E dato che in queste ultime ore sta venendo fuori questa voce, più che notizia, legata a un De Ligt che starebbe cambiando idea o comunque tentato da rimanere alla Juventus, ovviamente legato anche al fatto che il Bayern non sfonda, non va a offrire l'offerta, non va a recapitare all'Juventus l'offerta più adeguata possibile o comunque superiore ai 60 milioni di euro per un calciatore come De Ligt, allora De Ligt potrebbe dire, sai cosa, Chelsea si era interessato, si è tolto, dato su Koulibaly, tra l'altro sta trattando anche a Ake del Manchester City, quindi a livello difensivo potrebbe essere a posto dopo con quei due ingressi lì, o comunque non sembra disposto il Chelsea ad offrire la cifra che vuole la Juventus. Il Bayern Monaco, mi piacerebbe andarci, però non va a investire la cifra che richiede la società che detiene il mio cartellino. E allora io, sai che faccio? Rimango, rinnovo, abbasso la clausola rescissoria in modo tale da potermene andare senza avere la Juventus di mezzo tra un anno. Perché questa cosa diventa anche un po' più logica per la Juventus? Per due motivi. Tanto allungando il contratto del calciatore riesci a dilazionare maggiormente l'ammortamento del cartellino, perché una stagione in più significa che poi il calciatore a bilancio ti costa meno, perché passa un'altra stagione sportiva in mezzo. In seconda battuta, la Juventus non voleva rischiare l'anno prossimo di ritrovarsi con un giocatore a un anno dalla scadenza del contratto e quindi con le squadre che potevano arrivare a offrire 40-50 milioni di euro per accaparrarsi De Ligt, quando nella testa della Juventus costava molto di più. Ad oggi le offerte che sono arrivate sono un pelo più alte dall'Inghilterra, fronte Chelsea, e più basse dal fronte tedesco del Bayern Monaco. Quindi la Juventus probabilmente già in questa sessione di mercato si aspettava un'offerta più alta di De Ligt, cosa che non è arrivata. Il rinnovo cosa fa? Permette intanto a De Ligt di essere più tranquillo, di riuscire a non andare in scadenza, a un anno dalla scadenza nella prossima sessione, e quindi fare in modo che la Juventus anche sia un po' più tranquilla, gli permette di partire per dove gli pare lui senza dover trattare con la Juve, con clausola abbassata ovviamente rispetto ai 120 milioni di adesso, e la Juventus permette di guadagnare la cifra che vuole o che ha in testa. È ovvio che se oggi siamo sui 90 milioni la clausola è 120, la Juventus ne vorrebbe 100, si accontenta di 90, l'offerta è 60, passa un anno, c'è l'ammortamento, io mi immagino una clausola sui 70-75 milioni di euro, a esagerare 80, e l'anno prossimo potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare perché si parla ancora di un calciatore che ha rinnovato il contratto con altri due anni di scadenza sul contratto con una clausola rescissoria e che già l'anno prima aveva espresso la volontà di andare via. Quindi attenzione che il rinnovo un minimo senso logico ce l'ha, ma ce l'aveva dall'inizio. Io ricordo di aver scritto un articolo per Numero 10 dove spiegavo perché il rinnovo di De Ligt aveva senso per la Juventus e per De Ligt. E dicevo anche che immaginavo una permanenza di De Ligt. Delle due sono rimasto sorpreso quando De Ligt ha preso il rinnovo, l'ha messo da parte e ha detto grazie Juve, ma in questo momento vorrei cercare un'altra soluzione, perché
aveva senso anche per il giocatore rimanere un altro anno alla Juve. Poi è ovvio che se arriva la squadra che tutti gli anni rischia di vincere la Champions, come il Bayern o il Chelsea, che negli ultimi due anni ha vinto la Champions, quindi campionato allettante, il ragazzo magari un pensiero ce lo fa, però poi se le squadre non si spingono davvero in là, la Juventus che fa? La Juventus è obbligata a dire di no, e dato che in questo momento anche il piano A per la sostituzione di De Ligt, cioè Kalidou Koulibaly, è volato proprio al Chelsea, e la Juve oggi è in una situazione difficile, infatti si apre la seconda possibilità, e cioè la cessione di De Ligt il prima possibile. Perché il prima possibile? Accettare anche qualche soldino in meno dal Bayern Monaco, ovvio non 60 milioni, però se la Juve ne vuole 100 e il Bayern ne offre 60, ne via di mezzo 80, e quindi accettarne anche 80, sì, datecene 80, va benissimo così, però dateceli adesso in modo da poter andare sul mercato e contrastare strategie di altre squadre. Leggo Inter, traduco Inter, su Bremer, che ha Bremer l'accordo con l'Inter da tempo, ma l'Inter non si muove perché è nella stessa situazione, c'è Skriniar, l'Inter vuole 70, il PSG non le offre, e allora l'Inter lo tiene lì. Tra l'altro Skriniar c'è anche solo un anno di contratto, quindi l'Inter veramente, se riesce a venderlo a 70 alle sue condizioni con un anno dalla scadenza, capolavoro dell'Inter, però Bremer è bloccato lì proprio per quello. E allora che cosa succede? Che la Juventus potrebbe intervenire. Stiamo ovviamente parlando del miglior difensore dell'ultimo campionato, non ha l'esperienza di De Ligt in Europa, non è giovane come De Ligt, secondo me non ha nemmeno la personalità di De Ligt, ma è un ottimo giocatore Bremer, e l'abbiamo visto anche quando abbiamo affrontato noi il Torino, ci ha fatto dannare, Vlahovic non si muoveva. C'è un ma su Bremer, che è un po' il ma di De Ligt, se proprio vogliamo, e cioè non è esattamente un giocatore da centrosinistra. Io ricordo, tra l'altro, appena arrivato De Ligt, il primo anno di De Ligt, quindi con Sarri, non si era partiti benissimo con De Ligt sul centrosinistra, e infatti ricordo delle conferenze stampa di Sarri dove diceva: guarda, quando abbiamo invertito Bonucci e De Ligt centrodestra centrosinistra siamo andati meglio, perché De Ligt sul centrodestra si trovava più a suo agio, Bonucci sul centrosinistra bene o male il suo lo faceva, e quindi la coppia funzionava, cosa che non abbiamo visto in questa stagione, anzi sono rimasti De Ligt a sinistra e Bonucci a destra. Bremer stesso non è un giocatore a centrosinistra, è un destro di piede, un giocatore che gioca in mezzo solitamente, e tra l'altro in una difesa a tre, quindi sicuramente diversa, meccanismi diversi da una difesa a 4, è ovvio che poi si potrebbe cercare di trovare un incastro, perché comunque Bremer ha delle ottime capacità di marcatura, di copertura, un po' come Chiellini se vogliamo, anche se è un giocatore che difende molto in avanti, o almeno il Toro quest'anno difendeva molto in avanti, è una squadra molto offensiva quella di Juric in questa stagione, quindi sicuramente un giocatore più simile ad De Ligt sotto questo punto di vista, e cioè un giocatore che ama difendere alto. E tante volte si dice De Ligt non è il difensore adatto ad Allegri, io credo anche a ragione, perché De Ligt difende in una maniera diversa, e allora secondo me si potrebbe cercare un incastro tra la filosofia dell'allenatore e le caratteristiche di uno dei perni della retroguardia. Poi ovviamente qua siamo nella condizione in cui il giocatore parte e la Juve torna sul mercato per ostacolare una diretta concorrente al titolo nell'obiettivo principale che ha ormai da mesi, oppure andare su un altro giocatore come può essere Pau Torres, di cui si è parlato tanto. Ecco, Pau Torres già meglio, perché giocherebbe poi sul centro-sinistra in maniera naturale. È ovvio che poi Pau Torres ha quell'esperienza internazionale quest'anno consolidata anche con l'eliminazione appunto di Juventus e Bayern Monaco, guarda caso, poi sono usciti con Liverpool, ma ci sono andati tanto vicino così ad andare in finale di Champions addirittura, quindi a livello internazionale Pau Torres quest'anno ha fatto il pieno, il carico, da non sottovalutare il gol alla Juventus, perché solitamente noi quelli che ci fanno gol li compriamo, quelli che ci eliminano dalla Champions, cioè, abbiamo mancato solo Depay e Sergio Oliveira, poi li avevamo praticamente tutti, goda catch e mall, però la Juventus potrebbe andare su Pau Torres anche per questo motivo qua, e quindi questa è la seconda opzione, cedere subito De Ligt anche a meno per andare subito sul centrale, anche perché ragazzi settimana prossima praticamente si parte per gli States, ci vai con De Ligt che non sai se va, se non va, ma viene a dire che nel momento in cui sale sull'aereo è un giocatore della Juventus, perché poi la Juventus si fa 10 giorni in America, non so neanche quante, 2 settimane, quelle che sono, torna ed è ora di preparare il campionato, sfida al Sassuolo, quindi attenzione che non è che possiamo aspettare ancora tanto, perché la terza opzione è proprio questa, è tenere De Ligt senza rinnovarlo, perché se non lo rinnovi sei sempre lì, che col giocatore che
potrebbe richiedere la cessione entro la fine del mercato, con un'altra squadra che potrebbe arrivare a romperti le balle, col giocatore che magari ti tiene il muso. E allora poi cosa fai? Sei spalle al muro perché c'è un giocatore al termine del mercato che se ne vuole andare, una squadra che arriva, ti porta un'offerta anche se non è l'offerta che avevi in mente, e tu che l'accetti per forza di cose perché il giocatore è scontento, un'offerta migliore probabilmente non ti arriva a così poche ore dalla fine del mercato e sei costretto ad andare su un nome a caso per sostituire uno dei tuoi calciatori migliori. Che cosa vi ricorda questa terza opzione? Cristiano Ronaldo. È quello che è successo l'anno scorso con Cristiano Ronaldo, perché io tante volte dico un fulmine a ciel sereno Ronaldo e tanti mi dicono no, ma si sapeva che se ne voleva andare. E si sapeva, sì ragazzi, abbiamo fatto l'ultima di campionato a Bologna, decisiva per andare in Champions o no, con Ronaldo in panchina. Ronaldo non ha giocato, e non venitemi a dire che era stanco nella partita decisiva che aveva l'europeo. Lì ha proprio detto io non gioco, magari proprio perché aveva l'europeo, ma chi se ne frega, la Juventus ti dà 30 milioni all'anno, quella roba lì mi ha fatto impazzire. E lì si è capito che Ronaldo se ne voleva andare, era stato chiaro, era stato clamoroso, anzi mi sono stupito di vederlo in ritiro l'anno scorso, di vedergli mettere i post su Instagram, ottimo allenamento, che anche l'altro giorno di lì ne ha messo uno con la bandiera dei cerchi bianchi e neri, e la gente ha detto, vabbè allora rimane, ma ragazzi, ma davvero facciamo? Cioè davvero ci attacchiamo a questa roba qui? No, non è questo. Ronaldo stesso l'anno scorso, forza Juve, gli hashtag. Bonucci ragazzi scriveva gli hashtag forza Juve, il giorno dopo era al Milan, cioè intendiamoci su queste cose, non possiamo valutare quello che scrivono i calciatori sui social, che nemmeno scrivono i calciatori tra l'altro, perché hanno dei social media manager che si occupano della scrittura dei testi molte volte, e quindi sì, Ronaldo voleva andarsene, ma poi se n'è andato effettivamente a fine mercato perché non si è mosso nel mezzo. E io non voglio assolutamente rischiare un Ronaldo bis, non voglio sostituire De Ligt agli ultimi 10-5 giorni di mercato vendendolo a 60 milioni e prendendo Acerbi, perché centrosinistra costa poco, l'occasione in Italia, conosce il campionato, no, non esiste, cioè questa cosa non può esistere, cioè non voglio presentarmi con Bonucci, Acerbi, Rugani, Gatti. Bonucci, Acerbi, Rugani, Gatti, spacco qualcosa. E allora o si rinnova subito De Ligt, o si vende subito De Ligt anche a qualcosina di meno, o ci si ritrova nella situazione di mettersi in difficoltà da soli. Qualcuno dice la Juventus ha fretta di vendere De Ligt per affondare sul Zaniolo. Ecco, secondo me questo non è corretto, non credo che sia così. Perché la Juventus quest'anno non ha speso niente. La Juventus ha speso 2 milioni e mezzo di oneri accessori per Pogba, 1 milione e 3 di oneri accessori per Di Maria, ha speso, riscattato Chiesa, che è stata l'unica grossa spesa, e ha speso 6 milioni di euro, 4, 5 milioni di euro per Cambiaso, ovviamente con la cessione di Dragosin. Poi ha ceduto tanti giocatori, Demiral, Brunori, Vrioni, Mandragora, me ne sfuggono, vi chiedo scusa, in questo momento. Sta pagando una parte per Locatelli, è vero abbiamo fatto un macro investimento Vlahovic a gennaio, ma abbiamo ceduto Bentancur e Kulusevski, tutti gli anni abbiamo da corrispondere dei soldi per i giocatori che abbiamo in prestito, indubbiamente, ma la Juventus non ha speso in questa sessione di mercato. La Juventus ci ha sempre abituato a un mercato da almeno 100 milioni ogni estate, l'anno scorso un pelo meno, ma abbiamo speso comunque 40 per Locatelli e 40 per Kane, che non abbiamo sborsato subito e stiamo sborsando a rate, però se ragioniamo su, sono stati spesi 80 milioni di euro in una sessione di mercato. E quindi non credo che la Juve abbia bisogno di cedere De Ligt per andare su Zaniolo, anche perché se mi cedi De Ligt a 60 e mi prendi Zaniolo a 50, poi rischio di prendermi Acerbi davvero e basta. Inizio a diventare concreto, inizio a preoccuparmi seriamente, inizio a aver paura, diciamo così. E quindi no, quindi non credo che le due cose siano collegate, credo che la Juventus, a parte il fatto che debba fare tanti colpi, la Juventus deve fare tanti colpi, però immagino che abbia la possibilità economica per provare il colpo Zaniolo in ogni caso, perché sembra essere un giocatore interessante per le prospettive future, anche in previsione dell'addio di Di Maria l'anno prossimo, e quindi questa potrebbe essere la sessione giusta di mercato per prendere Zaniolo e avere anche un backup importante per Di Maria. Tra l'altro ieri Davo mi ha fatto uscire un video bellissimo, veramente molto bello, vi invito ad andarlo a vedere sul suo canale, nel quale parlava di rombo a centrocampo, 4-3-1-2, e so che tanti saranno lì a dire no, che schifo qui lì, perché su e giù,
sono preferenze soggettive, il modulo. A me, sinceramente, del modulo non mi importa. A me piace giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, poi che sia uno dietro le punte, due larghi, non mi importa. Un po' come ragionava Sarri, ecco, sotto questo punto di vista Sarri a me piaceva. L'unica cosa che è che poi non aveva mai il cambio marcia quando la Juventus era sotto, quando la Juventus era sopra, quando la Juventus era 0-0. Sarri aveva sempre lo stesso modus operandi, cioè non c'era una soluzione differente, o comunque poche volte anche li abbiamo visto mettere dentro tre attaccanti, Dybala, Higuain, Ronaldo, che è stata una roba che tante volte volevamo vedere. L'abbiamo vista pochissime volte, forse dall'inizio una volta col Napoli, dato che abbiamo perso non è più stata riproposta, quindi sono state quelle cose lì. Però secondo me tre centrocampisti, anche perché Pogba rende meglio nei tre, e tre attaccanti ci stanno benissimo, è il modo migliore anche di coprire il campo. È una cosa che diceva Zeman, secondo me aveva ragione, poi Zeman integrale sul 4-3-3, però credo che per coprire bene il campo 4-3-3 sia ok, e 4-4-2 in fase non possesso ci sta. Io credo che sia un buon modo, anche perché, intendiamoci, la Champions quest'anno l'ha vinta una squadra che è il Real Madrid, che attaccava 3-4-3-3, difendeva 4-4-4-2, quindi non è l'invenzione del mondo, è una cosa che fanno tante squadre. Secondo me è anche uno dei modi migliori per cercare di coprire un po' tutte le posizioni in campo. Poi ovvio devi cercare di costruire una squadra con quelle caratteristiche lì. Quindi, ricapitolando, tre modi di gestire De Ligt: rinnova, cedi subito con un piccolo sconto, rimane e ti tieni la patata bollente e rischi, e in seconda battuta è normale che la Juventus debba cedere De Ligt per arrivare a Zaniolo? Secondo me no. Secondo me Zaniolo è staccatissimo da De Ligt, non c'entra assolutamente niente. Però vediamo, poi magari non arriva nemmeno Zaniolo, eh? Secondo me è sempre un nome lì da monitorare, che deve rimanere caldo. Poi è ovvio che la Juventus, finché non ha la certezza di riuscire a affondare, non affonda. Mi sembra, e lo dico ancora una volta, la stessa trattativa, quella di De Ligt e di Zaniolo, cioè due calciatori che sono a due anni dalla scadenza, che tutti e due hanno espresso volontà di lasciare la squadra nella quale giocano. Due squadre, Juve e Roma, che continuano a chiedere una certa cifra che non arriva, offerte che arrivano più basse, e le squadre continuano a dir di no. Ci saranno dei braccio di ferro veri e propri. E per quanto vi dico, nella Juve risolviamola al più presto, nella Roma possiamo risolverla anche verso la fine, per quanto mi riguarda, perché poi c'è la possibilità di rimandare a Roma nella terza ipotesi della Juve, e cioè farsi trovare in casa un calciatore scontento con la Roma che deve accettare un'offerta più bassa, la Juve che magari riesce a strappare Zaniolo a un po' meno. Quindi Juve, cerca di attenerti alle prime due possibilità, e invece sulla Roma insisti sulla terza, che così magari per una volta ci guadagniamo anche noi.